Benvenuti al Copernicus Hackathon 2020. Iniziamo! I'll try my best to help you. Enjoy yourself and let's start. Just because it's easy, but that don't make it better. I wanna dig my hands deep down in the dirt. Take a walk along the street. The scope of the hackathon is to create innovative idea which exploit the satellite data. Se la gente non acquista idee brillanti, ma acquista soluzioni ai propri problemi. Iniziamo con il respiro. Great, so thank you very much for inviting me to your event. The first thing that I want to talk about is idea. The idea behind the decision is the creation of a platform. Non innamorarsi troppo subito della soluzione tecnologica, no? Ma partire chiaramente da quello che è il bisogno del cliente. Stiamo prendendo un po' le informazioni dal business model canvas che abbiamo già più o meno compilato. E quindi valutare per esempio il bilancio di massa, gli argomenti legati alla nutrizione. Tutta una serie di servizi aggiuntivi. Innamoriamoci del nostro audience e non del nostro prodotto. Apriamo ufficialmente le danze all'attesissima finale del Copernicus Hackathon 2020. Sono stati 3 giorni molto difficili, stancanti, 3 giorni e 3 notti. Cronus is on our proposal about the application. We are a waterizer and we're detecting water network breakdown. Mi chiedevo quale fosse l'elemento in più al netto dell'incrocio dei dati di Copernicus? L'utilizzo di un'applicazione mobile. La nostra applicazione si chiama Smart Farm e ha l'obiettivo di migliorare la produttività utilizzando minore acqua. È interessante capire il modello di business. Elaboriamo ed interpretiamo dati per aiutare l'agricoltura. Proprio l'acquacoltura copre circa la metà del fabbisogno di pesce a livello mondiale. Terzo classificato, Waterizer. E il secondo premio, Fishalytic. The winner is Smart Farm. Oh, è stato bellissimo partecipare, ci siamo divertiti, ma abbiamo anche lavorato veramente un sacco. Ringrazio tutto il team di Sprintlab e di Planetech, perché solo così, insieme, con un lavoro sinergico, siamo riusciti a portare avanti questa prima esperienza ed esperimento, chiamerei anche, di un hackathon online per noi, che possiamo dire che è stato bello, degno di nota. Devastante.